candidata al Guinness dei primati, la mega calza di Sant'Olcese 40 metri giù dal campanile. Una calza di oltre 40 metri appesa al campanile. La Befana di Sant'Olcese è arrivata oggi pomeriggio per distribuire dolce e caramelle a tutti i bimbi. Emanuela Perico. Una cascata di palloncini che dalla punta del campanile a 40 metri di altezza scivolano fino a terra. È un'onda colorata la calza della Befana di Sant'Olcese. A vederla dal basso è un colpo d'occhio incredibile, sono ben 46 metri di calze di Befana appesi al campanile di Sant'Olcese. Una festa che coinvolge tutto il paese, chi si occupa della decorazione e chi di issare la calza fino al campanile. Come l'avete fatta questa calza? Allora, guarda, questa calza l'abbiamo cucita sacco dopo sacco, ogni anno ne hanno aggiunto un pezzo e siamo arrivati ai 46 metri di oggi. Di questa calza che è il nostro gioiello. Ha degli anelli e viene tirata su al mattino del giorno della Befana con molta fatica dagli uomini del paese. Un'iniziativa che testimonia ancora una volta la vitalità che si respira in molte comunità del nostro entroterra. In questi anni tante persone nuove sono venute a vivere, io parlo di Sant'Olcese logicamente perché la rappresento, sono venute a vivere questo entroterra perché qua c'è la quiete, c'è la tradizione, c'è un po' la storia di una volta. Nello stesso tempo richiedono quello che sono le attenzioni, l'infrastruttura è una di quelle. Infrastrutture che vuol dire in primo luogo la manutenzione del territorio. A Sant'Olcese è ancora minacciosa la frana sopra le case di Isola, ma anche la prevenzione. E tornando alla calza, per il prossimo anno si sta pensando già di aggiungere qualche pezzetto in più. Non si sa, potremmo anche provarci, vediamo un attimo, potrebbe essere un'idea. Ma prima o poi il campanile è quello, bisogna trovare un altro giro per la calza. Esatto, bisogna stare attenti che non ci venga giù il campanile se lo allunghiamo troppo. Uno dei progetti per il prossimo anno è di proporre la calza di Sant'Olcese per il Guinness dei primati, anche perché calze della Befana più lunghe ce ne sono, ma una così, appesa ad un campanile a 40 metri di altezza, è più unica che rara.
Sant'Olcese, Sant'Ursese in dialetto, è un comune da poco meno di 6.000 abitanti della provincia di Genova, in Liguria. La sede comunale è ubicata presso la frazione di Picarello, situata in posizione centrale rispetto alle altre frazioni. Il comune di Sant'Olcese è situato in alta Valpolcevera, lungo il torrente Sardorella, a circa 20 km a nord di Genova, formato da diverse frazioni e numerosi piccoli nuclei di case sparse. Il territorio è costituito dalle 9 frazioni di Arvigo, Casanova, Comago, Manesseno, Picarello, Sant'Olcese, Torrazza, Trensasco e Vico Morasso, per un totale di 21 km quadrati. Probabilmente, in epoca romana, il suo antico toponimo era Valle Ombrosa, che poi fu cambiato in Sant'Olcese come omaggio al vescovo normanno Olcese, che nel V secolo, a causa delle invasioni barbariche nella Gallia, fuggì in queste zone. Le sue reliquie, ritrovate nel 1155, sono oggi conservate nella chiesa parrocchiale del paese a lui dedicata. Nel territorio del comune di Sant'Olcese si trova il Forte Diamante, che domina il versante sinistro della Valle della Sardorella, dalla vetta del monte omonimo, ed è la più arretrata delle strutture difensive che circondavano la città di Genova. Sui binari, con il treno che arriva, secondo lei non è credibile il fatto che siamo arrivati col trenino? Forse no, ora voglio dire, sarebbe un modo per prendere in giro la gente a casa, non è proprio il caso. Beh, insomma, i genovesi hanno capito dove ci troviamo, direttamente da Castiglione Chiavarese a Sant'Olcese, Vico Morasso per la precisione. Impossibile pensare che siamo arrivati sui binari, anche se, insomma, era storia di miniera fino a qualche minuto fa, adesso sì. È un'altra storia. Sì, storia di miniera, però insomma qui sono miniere differenti, nel senso che qua è tutta un'altra cosa. Qui per raccontare un presepe che ha riscosso davvero grandi successi nelle ultime settimane, che vogliamo portare nelle vostre case in questo ping pong a sorpresa tra Castiglione Chiavarese e Sant'Olcese, e ovviamente abbiamo deciso di partire dall'elemento simbolo di questo territorio. E come? Questo è proprio un simbolo. Adesso alla scoperta dei presepi, non uno, non due, 17 dico. Cucinosofo, ha visto quanta gente ad accoglierci? Venti, sì. Scesi dal trenino? Uno ogni presepe, forse anche un po' di più. Uno ogni presepe a Vico Morasso. Allora, non è credibile quella del trenino, però diciamo venite a Vico Morasso col trenino, questo sì. Sì, col trenino qui proprio, cioè si vede la stazioncina lì, fate direi meno di 20 metri, c'è cioè già il primo...
Borgo bellissimo, siamo qui per raccontarvi, come si diceva sui binari, una storia bella davvero di uno dei presepi dell'entroterra del genovese che più successo ha riscosso in queste settimane e che appositamente per gli appassionati di viaggi in Liguria resta aperto fino a domenica prossima, sì, fino al 12. Domenica 12, sì. E allora le protagoniste sono queste due signore che già avevamo conosciuto parlando dialetto. Non sono finue. Sono Fige, Fige di Mucoscie, che avevamo conosciuto prima di Natale a Liguria Ancheur, ricordiamo i nomi. Aurora, Mirella. Che sono le protagoniste di quello che state vedendo nelle immagini di Massimo Fornasieri in questo borgo e per una volta le presentazioni vengono prima anche del sindaco, filosofo. Per forza, il sindaco, vede ogni tanto il sindaco, anche perché insomma, le percentuali burger da qualche parte deve prendere, no? Quindi lui è sempre bravo a guardare gli obiettivi. E salutiamo mentre scende la sera su Vico Morasso, ovviamente anche Armando Sanna, il giovane sindaco di questi posti, ma ci concentriamo soprattutto sul successo che avete riscosso. Legno e non soltanto in questi presepi. Sì, no, legno, particolarmente legno, diciamo. La maggior parte cortecce, sì. Che non manchino le pecore nei presepi. Le pecore, non Gesù Bambino ma le pecore. Quello sì, sì, Gesù Bambino e le pecore. Perché le pecore? Beh, perché fanno subito presepe, bianche in mezzo al muschio con due pezzi di legno e subito presepe. Avete fatto qualcosa di straordinario perché avete abbellito questo borgo già caratteristico, come vedete molto 1600. Ben tenuto, del 1600. E adesso tra qualche giorno disferete tutto, quindi affrettatevi se volete nei prossimi giorni, nelle prossime fine settimana, con un problema: dove mettere tutta questa ricchezza? Sì, infatti e abbiamo già organizzato di mettere qualcosa provvisoriamente in questa cascina fino a che non si riesce magari a venderla, e metteremo una clausola che chi la compra ci dovrà lasciare le cose del presepe. Poi qui c'è il presepista più piccolo che ha quanti anni? 6. Come ti chiami? Jacopo. A Jacopo il compito del futuro. E poi guardate insomma quanta gente, ci sono anche insomma i Trallallero, uno dei più grandi esponenti insomma dei canterini. Sergio Rossi, oltre a sentire il sindaco, che dire insomma di questo borgo che si affaccia sulla Genova Casella? Credo la cosa più bella sia il fatto che sono, penso, tutti piuttosto contenti di aver fatto sta cosa. Naturalmente le signore sono le protagoniste, però hanno dato una mano un po' ciascuno come ha potuto. Hanno dato fastidio queste signue? No, assolutamente. Non hanno dato... Ci hanno comunicato, sì, ci hanno trasmesso tanto entusiasmo, è stato apprezzato, ecco. Ci siamo anche divertiti. Però adesso avete fatto, come dire, avete creato un precedente. Quello è il rischio, sì, effettivamente, infatti stiamo già pensando a qualcosa. Vabbè. Se lo scorso anno era uno, avete detto, quest'anno sono stati 17, il prossimo anno saranno più di 34. Madonna, va bene, può darsi, vedremo. E siete partiti? Magari anche di altri che comunque ci hanno detto che ci daranno una mano. Parla del sindaco? Tante altre persone si sono... Sindaco ha già detto di sì, Sindaco ha detto di sì. Infatti io aspettavo quel momento. Però insomma... messo pubblicamente. Ve ne rendete conto nelle immagini, credo, quanto lavoro ci sia. Non a caso voi siete partite a settembre? Settembre, sì. E poi ho visto che insomma nell'area giochi c'è anche il cane che era qui, il Labrador, che vi ha supportato in tutte queste settimane, insomma, no? Dei cani più simpatici di questo borgo. Però Sergio Rossi, ovviamente quando noi giriamo per le frazioni, quando giriamo per i paesi dell'entroterra, ci chiediamo sempre: ma botteghe ne avete ancora? E loro, mentre arriva un altro treno e l'operatore prontamente con la telecamera va a immortalarlo, avete risposto che cosa? Una bottega c'è, piccolina, con il minimo indispensabile. Tenete duro, Sanna, anche su quel fronte. Vico Morasso è un esempio di frazione viva, un esempio di comunità che ama il proprio territorio. La bottega è un simbolo importantissimo per questa realtà, però quello che più è stato bello in questo ultimo anno è l'entusiasmo. Sono partiti con un presepe, sono partiti con un'attività, quindi il senso di comunità proprio da lì. Oggi siamo qua per tutti questi presepi. Ma il bello di Vico Morasso è proprio quell'esempio di appartenenza di questo territorio. Quindi, tralasciando che è stato detto pubblicamente che dobbiamo comprare una cascina più grossa per mettere più presepi, che l'amministrazione dovrà mettere dei soldi, ma dico, gli soldi più ben spesi questi qua, per una realtà, una comunità che fa vita da sé, di per sé fa territorio. Ah, ecco, perfetto. Detto questo, chi non fosse venuto a Sant'Olcese a gustare le salame, a gustare le osterie in queste settimane natalizie, ha ancora tempo, come si diceva, nel prossimo fine settimana, prevalentemente sabato e domenica fino al 12 gennaio. Sì, pensiamo, sì, entro il 12. Sì. Prima di ritornare a Castiglione Chiavarese, Sergio Rossi, in questo ping pong, le sue osservazioni.
Ma guardi, c'è poco da osservare, fa piacere arrivare in un posto così che tanto è un po' fuori dalla strada, cioè se non lo sai non ci vieni qua. È ovviamente ben servito col trenino, però io per esempio non c'ero mai stato qui dentro, nella parte più vecchia. Mezz'ora sei Piazza Manin? Infatti è comodissimo. Neanche 25 minuti. Per cui qui è la cosa bella è l'idea di questo gruppo di persone che stanno bene assieme e che si sono messi a fare sto lavoro, che diciamo la verità è un lavoro pesante, perché poi alla fine, non so se adesso l'hanno detto, ma mi pare che l'altra volta avessero detto che uno l'hanno iniziato a settembre. Sì, certo. Bene, vi fate un applauso per quello che avete saputo creare? Complimenti davvero, ci fa piacere raccontare qui in questa prima puntata del 2020 anche le storie, insomma, di buona comunità, e chiaramente però bisogna andare d'accordo, perché sennò ste robe qua... Ah beh, sì. No, ci siamo fatti delle grasse risate. Se stai sulle balle, voglio dire, è difficile mettere un presepe, se stiamo qui un quarto d'ora, magari lei riesce in qualche modo a farli rattellare. Ritorniamo dopo la pausa Castiglione Chiavarese, ma non è finito il tempo di Sant'Olcese, perché prima della conclusione di questa puntata c'è una nuova frazione da raccontare. Arriviamo, grazie davvero. Sergio Rossi, lo avevamo promesso a Vico Morasso che saremmo ritornati in questa prima puntata del 2020 ancora a Sant'Olcese. Abbiamo cambiato frazione dopo aver ascoltato le ricette di queste due signore, madre e figlia. Siamo qui a girar Polente, evidentemente non hanno mangiato abbastanza da queste parti. Non lo so, sembra sta poi il super sindaco ha detto vi porto a vedere un cinema. Io pensavo fosse veramente un cinema, invece qui il cinema è stato probabilmente. Però la gente è quanto mai viva e si fa anche un applauso per far sentire a Sant'Olcese dopo le feste quanto siano vivi. Ci sono i grandi personaggi di Sant'Olcese, certo il sindaco, ma soprattutto Emanuele che ci accompagna ogni volta che siamo qua, perché Leo parla anche senese, giusto? Sì. Ti hai mangiato abbastanza a Natale? Sì, ho mangiato pecuscì. Ma ora che da mangiare anche a Pulenta? Sì, sempre poi è posto. È sempre posto. A Pulenta, cucinoso, torniamo nell'italiano, la girano questi due signori che si chiamano? Rossi. Ah, non ce l'ho io. Giacomo. Siete di interessi col cucinosofo? No. Non sei parente. Niente. Almeno. Allora. Ma che se fischimo parenti fa un Pulenta, mica droga, scusi. Per carità, non fa una piega. Cosa sta succedendo? Dopo le feste, diceva Emanuele, c'è ancora posto. Voi fate delle ribotte, nel frattempo le immagini di Massimo Fornasier mostrano anche quello che qui è successo prima di Natale, perché il grande clou c'è stato davvero nel fine settimana che ha preceduto le festività natalizie, anche con la cornamusa che ha suonato per tutti gli astanti che vediamo nelle immagini, davvero con musiche incantevoli, però tuttora c'è posto per questa polenta. Come si fa a trinsasco la polenta? Si fa col bastone, si gira. E per quante si gira? Un'ora, il minimo un'ora. E poi non c'è solo la polenta qui, perché cucinosofo, nella pentola vicina c'è che cosa? Cioè non è che hanno fatto la polenta dietetica con un po' d'olio, no. Si vede che c'era una capra da qualche parte che oramai era passata a miglior vita, hanno pensato bene, dopo le feste s'arrangiamo con una crava e chi non piacesse magari vegetariano, una bella fonduta o con, vedo che c'è gorgonzola eccetera. Poi se lei si guarda intorno, mi penso qui sembra di essere più che altro in una dispensa, no? Più che intenzione. Cine, quindi mi sembra che la gente di qua abbia buon occhio per salame il cibo. Salame non manca e non può essere diverso in questo paese. Sì, però vedo che anche dei tocchi di formaggio che fanno qui.
E, sindaco, complimenti. Lei aveva detto che insomma non mangiava più in un certo modo. Ma perché sapevo che dopo Natale invitarvi a fare una mangiata, mi avete detto, sicuramente usciva il discorso. Abbiamo già mangiato troppo e abbiamo detto andiamo al cinema, perché qua in effetti era un cinema, in una delle borgate più belle dell'entroterra. E poi, come sempre succede, il volontariato e l'associazionismo qua si trasforma in queste serate fantastiche. Ma secondo, sai che non è un escamotage bello? Perché se lei ai suoi amici una sera dice guarda vado a fare una ribotta là dentro, qualcuno fisso che le dice lì vengo anch'io, posso venire? Se invece dice nuova gaucine, te salio, così si chiudono qua dentro, arrivederci, grazie, solo quelli che lo sanno. Chi ha seguito Ligurian Coin nelle puntate prima di Natale ricorderà che Emanuele, nostro ospite, insomma, ha ricordato la passione di famiglia, che è quella del vino. Un vin te l'hai portato te, eh? Un vin stasera non lo porto uno. Come mai? Ma sei a scordo. Beatri, fè a Gianchetta, giusto? Yeah. E a fè, dunde, nu distante de chi è? A Cömegu. Insieme ad Ubrico. Ma ti bevi anche te, eh? Mi nutro più qua in te feste. Quando ti hai venuto a Liguria anche, ti hai anche indeciso se fa o cristesante o canterin? Ti hai deciso in tuo frattempo? Ho assunto a parte i canterin. Soprattutto in questo contesto. Venga, no, eh. Lascia che cammale gli altri. Abbiamo anche l'assessore Borneto che aveva portato quei magnifici cristesanti. Questa è patria di cristesanti. Sì, sì, diciamo di sì, perché Trensasco, che è una piccola frazione di Sant'Olcese, una delle più piccole, è l'unica sulla Val Bisagno. Ci sono anche due cristesanti e uno sono io, tra le altre cose. Complimenti. Sì, diciamo, ci appoggiamo all'oratorio di San Lorenzo di Casanova e qui festeggiamo San Rocco il 16 di agosto. Il sindaco? Il sindaco l'abbiamo fatto provare, qualche volta è venuto in oratorio a provare, a stamurare, insomma c'è un po' da lavorarci, ma lui è bravo a fare tutto, quindi se volesse potrebbe fare anche il cristesante. Cucinosvo, diceva il sindaco per prendere voti, l'associazionismo e tutto quanto, però non si trova dappertutto un paese che ti accoglie, Vico Morasso con quella gente, qui con tutte queste persone, insomma. Non l'ha insultato nessuno, visto, quindi è tutto vero quello che dicono di lui, anzi posso essere testimone di una, l'avrà costruita sicuro, perché lo so, però c'era una signora che prima con una bambina bellissima gli diceva, ah il sindaco, lei è un mito, sa che mio marito anche dice che lei è bravissima anche se manco la conosce. Mica, cosa fa sto qua? Già li inocula già subito. No, la ma cosa. Io si vede che è proprio vera sta roba. Devo dire che chi accoglie anche le telecamere di Primo Canale è una bella quello, cosa, insomma. Quello sono stati gentilissimi. Qui invece erano preoccupati perché è liquida la polenta. Sì. Stasera un po' liquida. Cosa bisogna fare, Lua? Siamo bugici tanto. Seguiu, Seguiu, salva. Se salva, c'è niente. Invece a Crava le pronta. Crava le quasi pronta, sì. Le manca le patate, anche un po' le pronta. Quanta gente che mangia chi è? Circa 100 persone alle moferie. 100 persone, anche per il cucinosovo ce n'è? Anche un pochettino, sì. Poca ma poi volendo un po' sono due per 50, perché ma giudicando dalle ganasce mi sa che ce n'è più di uno che ne prende due. Avete fame? Sto lì. Sarebbe anche il caso che ci dessimo una botta. No, più che altro che non venga altra gente, perché non è che c'è qua possiamo dare da mangiare a tutti, E passate le feste, continuate ad andare avanti con questa ribotta, assessore, e però i prossimi appuntamenti, adesso siamo ai primi di gennaio. Siamo ai primi di gennaio, sicuramente avremo, avremo delle attività, delle feste un po' più serie, come ricordo della giornata della memoria, e poi invece per rimanere sempre un po' nelle feste, nel divertimento, il grande carusseso che tutti gli anni viene fatto nelle vie di Arvigo, Manesseno e terminerà poi in Villa Sera. Cucinosvo, lei non lo sa, ma siamo in un paese da record mondiale, perché qualche giorno fa avete fatto il record ennesimo con la calza, Sina. Sì, la calza più lunga, qualche giorno fa si è presentata di nuovo la Befana Sant'Olcese, 40 metri di calza, un'altra giornata bellissima, passata insieme ai ragazzi e soprattutto la Befana che ha massacrato noi tutti con i coriandoli. Ed è stato veramente un bel periodo natalizio con tante manifestazioni e soprattutto voglia di far sempre di più vivere il nostro entroterra. Ciappellette, te ne tu cova ti è? Sì, mangio e tutto, sì. Cucinosvo, due parole invece su una cosa tipica del nostro entroterra che è lì sulla stufa, no? Ah, non ho idea di che cosa sia. Non l'ho proprio vista. Che cos'è? Ah, vino. Vin e cose in tu vin? Vin brûlé. Vin brûlé, non è guai da Sant'Olcese, ma insomma le eredità, dai. Scada, perché se non è guai cado.
E poi, insomma, una volta si mangiava persiche e vin o no? Sì, ma d'estate però, col moscato forse. Ma qui fanno della bianchetta meravigliosa, quindi si consolano con la bianchetta d'estate. Bianchetta, e poi alla fine questa come lo servite, questa polenta? Col sugo di capra, con la capra e basta. E formaggio, chi non vuole la capra. Facciamo un passo indietro, Cucinoso, andiamo a sentire anche la musica con cui chiuderemo questo blocco prima di ritornare a Castiglione Chiavarese per scoprire quel borgo abbandonato, anche sulla figura di colui che suonava e aglietava nella serata prenatalizia. Beh sì, è una figura stranissima vederla qua. Peraltro in Scozia si vede spesso in qualche posto uno scozzese che suona per conto suo, è proprio una cosa ricorrente. Marco, vederlo qui è più singolare. Marco scappava, ma le veniva dai balletti. Udiva che bisogna capire perché non va bene. Il problema è che fosse troppo poco concentrata. Ma chi che sento persone e mandai via? Io gli ho detto: secondo me deve prima bollire, dopo un po' che si è addensata, come la panista. Ma che è un rischio che non mangia niente questi chiesi. No, va che vedete se che ne è un po' in casa. Ma se che poi anche. Basta lasciarla lì, menuto, se che leva l'egua. 4-5 kg lo pigiascio in Val Brevena, anche poi su in Friuli. Ma alla fette bestiette, le modate le galline o a bunga noi vanno no. Magari non 2 kg, va capito, va capito. Perfetto. Bene, speriamo di salvarla, eh? Ma salva mia, pigia un bulacco che leva l'egua de dato, la shampoo li cuoce. Perfetto. Chi che ne è un altro con mostra come fa la polenta? Cosa bisogna fare per migliorare la polenta? Bisogna, prima di tutto, su un sigaro di polenta. Ma mica stavo parlando da crava. Da crava, cosa che è? Mettete che le patate a cuoce. Bene? E non che soffino. Cosa aspetta per mettere le patate? Andare all'arrancare prima. Se manco quelli punti lì non si mangia niente stasera. Mi dice sindaco dove avete preso l'uomo della cornamusa qui a Trinsasco? L'assessore Borgnetto l'ha chiamato. Ma guardi, è un personaggio che nel nostro territorio, diciamo, spesso e volentieri partecipa a questi eventi, quindi è una persona che conosciamo e, diciamo, nel periodo natalizio l'abbiamo inventato anche qui a Trinsasco. E queste sono immagini che fanno riferimento davvero al periodo post-natalizio. Passa davanti alla telecamera, pulenta prima di tutto. Se vediamo a Liguria anche. Se mi invita è mica su. Porte sempre aperte. Dobbiamo dire qualcosa? Dieva de no, chi sei a me, giovetti che mi rimedio. Dovrei essere le minestre polenta che va benissimo. Ma fermo ogni soda. Noi dopo la pausa andiamo a Velva. Cosa c'è da dire su Velva? Così lo sanno? Velva è un bellissimo posto dove ci sono da vedere questo specie di museo itinerante, molto bello e poi fra l'altro autentico, perché è un'abitazione sul serio. Era un'abitazione. Bene, allora... Un applauso per quelli che sono convinti di mangiare la polenta stasera. Hanno fiducia. E se andasse male, tutti a casa del sindaco. Sì, anche perché mi sembra che fra polenta e capra ci sia un po'... No, bisogna darsi una botta praticamente. Manca le patate e la polenta è poco densa. Però vi assicuro che io qua ogni tanto qualche festa, anche perché poi... Il bello che qua poi si fa tutto per volontariato, per le associazioni, e l'assessore aveva detto bene prima, questa è una realtà veramente viva, si mangia benissimo, ma poi è come essere a casa. E questo va veramente un applauso a questa gente. Velu! Reclam, Velva? Nemo! Via!